Bentornati in diretta, staremo insieme fino alle 17:30, poi scatterà l'appuntamento con Trieste in diretta, durante il quale ci collegheremo via Skype con Francesca Rizzato e Valentina Mengarelli, che sono due ricercatrici della SIS, e con il professor Gabriele Sarti, docente dell'Università di Trieste. Intanto sono arrivati i dati, allora i casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.792 con un incremento di 17 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.036, mentre i clinicamente guariti, persone senza più sintomi ma non ancora negativa al tampone, sono 193. Sono due i decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 241 il numero complessivo delle persone scomparse causa Covid-19 in regione. Lo ha reso noto il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla salute e protezione civile, Riccardo Riccardi. Per quanto concerne i decessi, quello di Trieste è sempre il territorio più colpito, 123, seguono Udine 66, Pordenone 48 e Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.125 infettati, seguono Udine con 921, Pordenone con 599, Gorizia con 143. E a questi si sommano 4 persone non residenti in regione. Sono 21 poi i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 139 e le persone in isolamento domiciliare sono 1.162. Allora, in questi giorni, come sapete, molto si è parlato della possibilità di essere che gli ospiti delle case di riposo vengano trasferiti su un traghetto messo a disposizione, diciamo così, dal porto, anche se vado un po', come dire, vado un po' con la mannaia, come si usa dire. E anche di questo ha parlato ieri il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo, collegato con noi via Skype. Vediamo allora l'intervista, riproponiamola, parte dell'intervista. Se la soluzione è quella di trovare una nave e metterla in mezzo al mare e chiudere lì i nostri anziani positivi, io credo che sia l'ennesima sciocchezza che però dimostra come ancora non si sia trovato il modo di gestirla insieme. Io dico semplicemente nessuna polemica su questa cosa qui, però ragioniamo insieme, opposizione e maggioranza, perché la soluzione migliore può essere trovata. Cosa c'è che potrebbe non andare in un'idea del genere e cosa invece potrebbe essere corretto eseguire in alternativa? Ma sì, guardi, sono abituato a provare a ragionare sulle cose fattibili. Oggi ho sentito un po' di operatori, un po' di medici per capire se anche questa idea, perché non parto mai preconcetto contro, insomma, poteva avere il suo senso. Mi hanno detto tutti di no, intanto perché sembra molto problematico portare delle persone così anziane in mare, no? In un ambiente comunque abbastanza straniante. Poi si diceva banalmente un bagno di una cabina di una nave è sicuramente meno confortevole di un bagno che potrebbero trovare, ad esempio, in un albergo. Ecco, proprio questa è la soluzione alternativa che ci siamo permessi di suggerire. Ci sono tanti alberghi a Trieste, in sofferenza perché nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, i turisti sicuramente non arriveranno. Allora, piuttosto che pagare, e mi dicono che il costo sarebbe superiore, una nave, almeno una volta e mezza più cara. E invece di pagare una nave a un armatore straniero, paghiamo gli alberghi del nostro territorio, teniamo i nostri anziani in delle strutture forse più protette, più raccolte e più adeguate. Mi sembra che la cosa sia più vantaggiosa. Ripeto, se poi la nave costa anche di più, onestamente non si capisce perché hanno scelto. L'abbiamo chiesto, lo chiederemo ancora a Federica e all'assessore Riccardi. Dispiace che queste informazioni in questo momento non arrivino. Lei ci andrebbe in un albergo dopo, anche se verrebbe sanificato ovviamente, dopo che è risaputo che ha ospitato magari centinaia, decine di malati da coronavirus, non potrebbe subire dei contraccolpi? A livello psicologico la popolazione non potrebbe essere, non so, accostare il nome di quell'albergo all'emergenza Covid e
Ma non è che psicologicamente potrebbe un po' trarre in inganno questa cosa? Così, gli lancio come provocazione. Beh, onestamente vale anche per una nave da crociera, Ah, però beh, capisci quale è la certo. differenza. Quindi, Certo. ma no, io credo, intanto non credo che, insomma, no, sulle guide turistiche dei prossimi anni verrà scritto no, in questo albergo ci sono stati i malati di coronavirus. Questo dunque, ieri, per quanto riguarda questa questione della nave, della nave, insomma, del traghetto che dovrebbe ospitare gli ospiti delle case di riposo, il problema dovrebbe risolversi entro pochissime ore, probabilmente già domani si dovrebbe appunto sapere come la cosa andrà avanti. Vediamo se ci sono notizie nuove per quanto riguarda soprattutto le prime pagine dei quotidiani, perché le pagine online, perché abbiamo visto che è già uscito la comunicazione, diciamo così, il bollettino. Allora, qui ci sono, c'è stata un'informativa del presidente Conte, mascherine e distanza fino al vaccino. Nuovo decreto da 50 miliardi, riaperture dal 4 maggio, piano per zone. La novità è questa delle mascherine e della distanza. Vediamo come tratta la questione Repubblica. Allora, nessuna limitazione per chi usa l'app Immuni. Sono consapevole della necessità di coinvolgere il Parlamento sul coronavirus. Così Conte alle 15, nessuna limitazione di movimento a chi non scarica l'app Immune nella fase 2. Allora, nella sua informativa al Senato, il Presidente del Consiglio ha affrontato il tema delle riaperture della fine dell'isolamento in casa per i cittadini italiani. Bisogna procedere ad un allentamento delle misure. In questa maniera si potrà preservare il tessuto produttivo. Il motore del paese deve ripartire, ma serve un piano articolato. Prima riapriranno, diciamo così, le regioni meno colpite dal virus, poi le altre. Sono in programma aperture omogenee su base nazionale. Nella fase 2 il Premier ha ribadito che bisognerà continuare a rispettare il distanziamento sociale e sarà promosso l'utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non saranno disponibili una terapia o un vaccino. Ci saranno modifiche sul distanziamento sociale. Allora, questo va un pochettino ad integrare il discorso che Conte ha fatto questa mattina sul suo post su Facebook. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Prego. Allora, praticamente ieri davanti a casa mia Sì. c'è stato una croce rossa, praticamente. Il dottore ha Un attimo solo, confermato. solo un momento. Dalla Sì. regia potete in qualche modo alzarmi il volume delle telefonate in studio, o magari se anche lei riesce a parlare un pochettino più forte, perché non sento Sì, bene. Così va meglio. praticamente. Dove abito io, ieri è venuta l'ambulanza con le tute perché c'è stato un caso confermato dal medico perché ho chiesto di coronavirus. Adesso sto informandomi per fare i tamponi e mi hanno detto che senza sintomi non te li fanno. Cioè, parla una cosa abbastanza grave. Se una persona qualunque che potrebbe essere tutta la casa contaminata. Cioè, non so neanche se va bene così. Cioè, Ok. aspettano che la gente muoia prima di fare qualcosa. Non so. Cos'è stata soltanto una persona che è stata ricoverata? Sì, non so se è stata ricoverata o se è in quarantena in casa. Però siamo tutti a rischio.
Ho capito. E vi hanno detto appunto, vi hanno detto che se no. Prego, Sì, ho prego. chiamato il dipartimento, quello di prevenzione. Se non ci sono sintomi, non si può fare niente, cioè. Non capito. E abbiamo detto appunto così, quindi Sì, la dottoressa nostra ha mandato la mail, però dicono se non ci sono sintomi, che penso che una volta che ci sono i sintomi è già tardi, Sì, secondo me. sì. Comunque Non lo so. questo l'hanno detto, ecco, insomma. Ok, Sì, va bene. senza sintomi niente tamponi. Sì, è un po'. Però, cioè, per noi persone comuni dobbiamo aspettare, qualcun altro invece più in alto, se ha un sintomo, subito al tampone, pronto. Cioè, non mi sembra giusto, ecco. Ho capito. Ok, registriamo la comunicazione. Non so a cosa lei si riferisce nella seconda parte del. Cioè, chi è che sta in alto e. Il Papa, per esempio, per fare un esempio, aveva i sintomi, subito il tampone. Qualcuno in alto, subito male, subito il tampone. Un cittadino comune non può fare il tampone. Ho capito, sì, È questo. una discriminazione un po', diciamo. Ho capito. Vabbè, ok, allora questa è la segnalazione, insomma, stia bene, ecco, insomma, dopo speriamo che non sia necessario, dai. Va La bene? ringrazio tanto. Grazie, grazie. Allora, dunque, vediamo, avevo visto prima una mail. Allora, il gruppo consiliare del Patto per l'autonomia ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale per prevedere nuove finalità per le risorse allocate sul fondo regionale per l'abbattimento delle rette nei servizi educativi per la prima infanzia, che non saranno erogate in seguito alla chiusura degli asili nido, auspicando il massimo sostegno possibile ai genitori nella situazione emergenziale in corso. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io volevo parlare avete detto che Conte ha detto che è irresponsabile riaprire subito, Sì. però purtroppo la Fincantieri di Trieste ha aperto e penso non c'era bisogno di far rientrare il personale dallo smart working. Quindi non riesco proprio a capire come mai il governo dice una cosa. E voi, e invece la Fincantieri fa tutt'altro. Allora, Ci sono delle misure di sicurezza ridicole perché se le fanno ormai già da mesi negli aeroporti, la misurazione della temperatura, ma di test e tamponi non hanno parlato assolutamente. sto guardando se c'è nel post di Conte. Se c'è qualcosa di più specifico rispetto alle riaperture. No, comunque non, no, non vedo. No, non c'è niente che parli di queste riaperture, diciamo così, che si sono verificate in questi giorni. Ma allora vediamo proprio quello che ha raccolto su questo Laura Bucarella questa mattina, proprio all'uscita. Insomma, all'uscita del Palazzo della Marineria, Laura Bucarella ha parlato con alcuni impiegati, credo, di Fincantieri. Vediamo appunto le sue interviste. Ecco, vediamo appunto uno dei lavoratori che hanno ripreso ieri, vero, a lavorare qui alla Fincantieri anche di Trieste. Correttamente, sì, esatto, sì, siamo rientrati questa settimana. Ecco, in quale comparto, insomma, lavora lei in particolare? E faccio parte dell'ufficio tecnico, quindi lavoriamo in ottemperanza alle normative, praticamente su due turni, uno alla mattina e uno al pomeriggio, proprio per non essere troppo vicini uni agli altri.
Come sono andati questi primi giorni di turnazione nuova, di nuove norme, no? Anche vediamo appunto la mascherina, ci sono anche altre regole che vanno rispettate all'interno proprio del posto di lavoro? Ma sì, c'è ovviamente tutto un discorso di maggior sanificazione degli ambienti che la ditta ha fatto, ovviamente sì, i rapporti un po' come anche all'esterno, tutto più rarefatto, più distante, quindi un po' più difficile, ma insomma ci si fa l'abitudine, si spera ovviamente che le cose prima o dopo ritornino alla normalità in maniera tale da ripristinare le solite condizioni. Personalmente contento di essere tornato al lavoro proprio nella sede, avrebbe preferito magari rimanere di più a casa, magari in smart working, come è andato? Da un certo punto di vista lo smart working sì, è una valida alternativa, però anche qui in palazzo insomma c'è un po' per la logistica, comunque sia modo di fare certe cose che comunque a casa non sono possibili. Ecco. Grazie allora, buon proseguimento, grazie molte. Ancora lavoratori che escono appunto dal primo turno del Fincantieri, come siete organizzati e come sono andati questi primi giorni di lavoro? Ovviamente dopo 5 settimane un po' di diffidenza c'è, ma tuttavia vedo che i presidi ci sono tutti e speriamo che non... Diciamo, i presidi ci sono percorsi diciamo distanziati, entrata uscita, disinfettanti, mascherine, questa non è dell'azienda ma è mia che è, e quindi speriamo che continuiamo in questa fase. In che settore lavora lei in particolare? Lavoro nel settore tecnico qui all'ufficio progettazione. Quindi è contento di essere tornato al lavoro, insomma, proprio in sede? Un segno di ripresa, anche se timida, perché siamo a ranghi ridotti, però, insomma, ci siamo. Grazie. Va bene. È strano, perché sì, siamo tutti distanti, con la mascherina, che comunque è fastidiosa, e sembra un ritorno alla normalità, anche se non lo è, insomma. Un primo passo, diciamo. Il primo passo può dire positivo. In quale settore lavora lei in particolare? Noi progettazione, abbiamo difficoltà, insomma, dobbiamo imparare a prendere confidenza, insomma, con i tempi e i modi. Prima avete lavorato in smart working, come è funzionato? Ho fatto un po' di ferie, un po' di cassa integrazione, un po' di smart working. Quindi sarete contenti, insomma, la maggior parte di voi, di riprendere proprio dal vivo? Siamo in pochi, non è proprio la maggior parte, non siamo in tanti. Ecco, in quanti siete? Più o meno come siete organizzati? Un po' ce l'hanno spiegato anche i vostri colleghi. Più o meno, insomma, siamo diciamo metà, vado a occhio, è una stima così, un po' a occhio. E niente, per adesso cerchiamo che il lavoro vada avanti come al solito, con qualche difficoltà, però non abbiamo ancora una strategia, cioè, per adesso cerchiamo di andare avanti come non fosse successo niente, insomma. Esatto. Grazie anche a lei e in bocca al lupo. Allora, nessuna novità per quel che concerne le prime pagine, le pagine online dei quotidiani. C'è una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, sono la signora Nadia, buongiorno. Sono una nonna. Buongiorno. Parlando con amici più giovani di me, che hanno bambini che vanno dalle elementari alle superiori, mi hanno detto che tra ottobre, novembre e dicembre, tra il comune di Trieste ed altri comuni minori, ci sono stati dei casi di polmonite virali nelle classi. Okay. Io mi chiedo una cosa: se in una classe abbiamo 9 bambini malati di polmonite virale, alla fine qualcuno si muoverà o tutti zitti? Perché a questo punto mi chiedo se questo virus che ci sta girando attorno, e lo sapevo benissimo che non è partito da gennaio, ma è partito tanto tempo prima,
A scuola c'è un medico, c'è l'unità sanitaria locale. Ai tempi miei, io ho 60 anni, però ci mettevano in quarantena, disinfestazione, controllati tutti, e quanto sembra che in questa era moderna, stai male, hai un virus, va bene, vattene fuori. Non lo so, stiamo andando all'indietro, non avanti. A scuola poi, parliamo di bambini. Sì, effettivamente io ricordo, insomma, io ho un po' di anni di meno, però io ricordo che all'epoca nostra ogni scuola aveva un'infermeria dove, che credo, figuriamoci se adesso esiste, non hanno nemmeno la carta igienica, bisogna portarsela da casa, figuriamoci se esiste l'infermeria col medico, eccetera. Oggettivamente questo discorso su, diciamo così, su questi casi appunto di polmoniti virali o comunque anche di influenze molto pesanti verso all'inizio di gennaio, eccetera, lo si è fatto anche in redazione, ecco, insomma, per cui insomma sono quelle cose che magari si dicono così, però logicamente che a scuola non ci sia più un'infermeria o comunque una struttura, almeno non credo che ci sia, ecco, io vorrei essere smentito, questo è probabilmente anche parte del problema, questo sicuramente. Beh, e non è un problema da poco, anche perché sappiamo che abbiamo comunque malattie di vario genere che poi non sono neanche del nostro ceppo, sono da ceppi, da persone che vengono da fuori. Allora, un bambino si ammala di polmonite, ok, ma se ne abbiamo 9 in classe anche no, eh? Cioè lei dice se quando succedono cose di questo genere dovrebbe scattare qualche... È normale. Sì. È normale. Cioè io voglio dire, ci sono le maestre, c'è una preside, chiamate l'USL, un ordine, ci sarà un ordine competente per queste cose? Non so cosa risponderle. Però è un'interrogazione che vorrei fare ai vari sindaci, ai vari, praticamente, chi è preposto su queste cose. Io sono una nonna, nonna di adesso una bambina piccola, però sono preoccupata, perché adesso, sinceramente, a 60 anni che ho io, eravamo guardati. Sì, noi, almeno... noi era diverso. Allora cosa siamo? Siamo ritornati indietro? O i nostri figli non valgono niente? Ma perché a questo punto i nostri nipoti non valgono niente. Ma secondo me è un discorso più complessivo che riguarda la scuola in generale, indipendentemente poi da paradossalmente da queste cose. Le dico, mi risulta che i debbano versare dei contributi per l'acquisto di carta igienica, carta per le fotocopie, gessi e cose del genere, significa che nel corso degli anni la scuola è stata ridotta a quello che è, senza presidi probabilmente, insomma. Non è una cosa da poco, eh. Io vi dico solo una cosa, ho provato a postarlo 2 volte su Facebook e mi hanno segato, cioè non me l'hanno lasciato pubblicare. Capito. Sono riuscita a pubblicarlo parlando un triestino proprio basso. Vuol dire che è una cosa scomoda, che non bisogna parlarne? Vabbè, certamente non depone bene nei confronti, ripeto, di chi ha lasciato che la scuola diventasse quello che è. Bene. Io spero che si inizi ad avere una coscienza verso gli italiani, verso i nostri figli e verso i nostri nipoti. E questo va a chi sta molto in alto. Sì. Anche perché, sinceramente, la mia amica ha salvato suo figlio per pochi giorni. Ho amici che hanno portato bambini al burlo con malattie strane, salvati in extremis. Ma stiamo scherzando? O siamo merce di scambio? Ormai,
se i nostri figli muoiono, arrivano figli degli altri. No, vabbè, questo... È un po' cattiva, ma glielo devo dire. Temevo che arrivasse una cosa di questo genere. Grazie signora per quello che ha detto prima, non per quest'ultima considerazione. Allora, andiamo avanti. Dunque, l'autoisolamento imposto dalle autorità croate ai lavoratori transfrontalieri in Italia, una volta rientrati in Croazia anche in assenza di sintomi da Covid-19, contrasta con i principi della libera circolazione. Ne è convinto il Consiglio Sindacale Interregionale Italo-Croato Alto Adriatico, l'associazione che riunisce CGIL, CISL, UIL di Friuli Venezia Giulia e Veneto e gli uffici della Confederazione Sindacale delle Contee Istriana e Litoraneo Montana. Sentiamo la prossima telefonata, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a lei, buongiorno, sono Elisabetta. Salve. Buongiorno, allora io volevo fare una contestazione, è un'attestazione che non è solo da parte mia, un sacco di gente arrabbiata per questo, su una delibera che ha fatto il Comune. Ah, pensavo che contestava me. No, siete bravissimi. Assolutamente no. Okay. Beh, volevo dire allora, il fatto del non accesso ai parchi. Allora io ho parlato con i vigili urbani mi hanno detto che sicuramente quando è passata questa delibera si intendeva normalmente Parco Miramar, Giardin Pubblico, tutti i parchi, Villa Rivoltella, tutti i parchi che comunque hanno un portone, no? Sì. Ecco. Invece sembrerebbe, no? Infatti tanta gente ha preso la multa e gli dico la verità anche con la contestazione, a me sembra che 400 euro di multa per chi magari osserva la mascherina, i guanti, eccetera, eccetera, penso sia troppo, perché la gente non ha tanti soldi, non è giusto applicare una multa del genere. Beh, al di là di tutto non è che contesto, è una mia idea. Allora, questi parchi sembrerebbe che parco, allora sarebbe Parco Farnetto, che è tutto il boschetto, parco, mi hanno spiegato che ogni posto dove c'è quei cartelli famosi che indicano la fauna, eccetera, eccetera, lì è inteso come parco, giusto? Sì, sì. Bisogna pensare, la gente che abita a San Giovanni, a San Luigi e Ferdinandeo, allora, a certo punto, questi 500 metri che può fare, guardi, va fuori dalla porta in parco, eh? Sì, perché questo è un altro discorso. Il parco sì. È tutto attorno. Allora, sì, dove sì. Va? Fa il giro della casa e corre intorno, insomma. Io penso non sia una cosa giusta. Dovrebbero un pochettino, non dico limitarlo, ma comunque cambiarlo. La ringrazio e buon pomeriggio. Grazie. Effettivamente abbiamo controllato anche prima e l'abbiamo anche letto, credo, l'ordinanza che chiude l'accesso ai parchi, chiude l'accesso non soltanto ai giardini pubblici, quelli insomma comunali, che sono facilmente individuabili perché c'è un cancello, eccetera, ma effettivamente anche ai parchi e nel testo dell'ordinanza viene anche specificato anche quelli dove non c'è la... anche dove non c'è una, come posso dire, non c'è una chiusura, dove non c'è l'accesso, ecco, in sostanza. Allora, purtroppo è così. E oggettivamente, insomma, il problema è per quelle realtà, come appunto potrebbe essere anche Villa Giulia, dove ci sono delle case dentro che stanno praticamente dentro il parco di Villa Giulia. Bisognerebbe vedere eventualmente se lì ci sono delle speciali, come posso dire, disposizioni per questo. Il problema è che quando l'ordinanza è stata emanata e fondamentalmente per certi aspetti ancora adesso il problema è quello di limitare le uscite, perché tutto ruota attorno a quello. Insomma, andiamo alla prossima telefonata, prego. Pronto? Sì, pronto. Prego. Ecco, dicevo, volevo chiedere questo, no? Siccome
che se non erro le patenti, se adendi adesso vengono prorogate sì. fino al 31 di agosto, dico sì, bene? Sì, corretto. Ecco, allora, chi deve fare la revisione, vale la stessa cosa o no? Perché adesso non si trovano i medici, non lo capisce. Non ho capito, mi perdoni, revisione? Uno che deve fare, uno che scade la patente nel caso specifico, ha le permesso fino al 10 di maggio. Sì. Ecco, poi dovrebbe fare la revisione, no? Però non si trovano i medici, quindi la proroga viene fatta anche per queste persone o meno? Allora, ma dunque, qua vedo scritto patenti scadute, proroga ad agosto per il rinnovo. Sì, ho capito. E chi deve fare la revisione che ha il permesso di correre, di avere la patente fino a maggio nel caso specifico, no? Vale anche per questi la proroga o no? Ah, ho capito. Sì, c'è quella... ho capito quello che intende. Sì. Posso immaginare di sì. Io vedo però... sì. Io vedo parlare, vedo scritto rinnovo, quindi se ha una proroga sul... Allora, il problema sulla definizione di data di proroga è dato dal fatto che... Vabbè, questo riguarda... Ci scade. Lei ha un problema di revisione. Sì, a 10 per una persona, siccome è andato fuori strada da solo ed è stato constatato che ha avuto un piccolo malore, no? Ah, ho capito. E di portare altre documentazione, no? Ho capito, capisci? Quindi c'è una sottile differenza. Sì. Vediamo se, però, è che nei siti, c'è, insomma, è come posso dire, è più comune un problema che abbia a che fare con il rinnovo, no? Che con la revisione, eccetera, perché... ho capito. Mi vengo indirizzato a revisione del veicolo e non della patente. No, parlo della patente. Sì, 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 ho capito. Patente di guida, revisione, multe, assicurazioni, tutti i rinvii. Allora, cosa mi dici? Rinnovo patente. E qui siamo revisione. Ah, qua però mi parla sempre delle revisioni dei veicoli, non... No, io dico della patente. Permesso provvisorio di guida e foglio rosa, esame di guida. Guardi, c'è un numero verde dell'Automobile Club, che a questo punto potrebbe essere il... Sì. L'ideale. Il numero verde è 800 sì. 18 sì. 34 34 800 18 34 34 800 18 sì. 34 34 perché magari sì, no, io lo corro così. 800 18 34 34 credo che 34, questo 18 34 34 credo okay. Che questo sia l'ideale perché esatto, proprio... ripeto nella insomma se crede quando si raccontano certi provvedimenti è comprensibile che si va su quello come posso dire più diciamo più utile insomma rispetto appunto alla revisione della patente tutti sì, quanti vanno a parlare del rinnovo ecco sì questo... ma come dicevo prima no? Siccome le visite che hanno chiesto loro sì, la documentazione da portare è impossibile trovare i medici quei tempi che corrono e guardi a maggior ragione che... allora credo che quella è la telefonata che le risolve sì, il problema 18 34 34 ho capito ok va bene ringrazio molto grazie buon pomeriggio. ANSA, facciamo una capatina, vediamo se ci sono novità. Allora, il Montenegro si è offerto di ospitare cittadini italiani anziani, in particolare lombardi, in strutture ricettive sulla costa del paese balcanico, quando la situazione generale lo consentirà. Lo ha annunciato oggi su Twitter il primo ministro montenegrino Duško Marković. Nel primo di una serie di tweet, Marković ha rivelato che il presidente del Consiglio Conte ha accettato la proposta. Allora, andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno.
Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Prego. Volevo un'informazione, no? Attività motoria comprende anche, si può andare in bicicletta e se ci vuole anche l'autocertificazione. Guardi, sa che questo... Allora... Io non vorrei essere, ma allora, però qua siamo 17 marzo, volevo andare in uno un po' più, allora bicicletta, sole 24 ore, è lecito usare la bicicletta ai tempi del coronavirus? E va bon. Sì, questo l'ho visto anch'io su internet, però no, a riferimento alle passeggiate in bicicletta non c'è scritto niente, non c'è nessuno. Allora, dice di fatti, in Italia la situazione è complicata. In via generale, ma questo riguarda però... In marzo non era ancora. Sì, sì. No, questo è... aspetti che vedo. Questo è del Sole 24 Ore... se non mi dice tanto, no, questo però parla più che altro del, andiamo un attimo, vediamo se per ipotesi dunque ci si può spostare, no, qui allora pazienza ancora un attimo, coronavirus, il Ministero della Salute Pubblica, allora questo è ADN Kronos, andare in bicicletta si può o no? Allora, dunque, veniva richiesto, che si deve evitare di uscire di casa, no, io non vedo niente di specifico, almeno per quanto riguarda la bicicletta. Coronavirus si può andare in bicicletta, ma non c'è nessuno che ti dica... Allora, cos'è cambiato sulla possibilità di usare la bicicletta rispetto all'ultimo articolo pubblicato lo scorso 18 marzo? Allora, per la bici serve l'autocertificazione. L'utilizzo della bicicletta nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro è soggetto alle misure restrittive del decreto 9 marzo. Tale provvedimento limita gli spostamenti delle persone in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute. Ci si può allenare in bici, ma non c'è scritto proprio se si può... andarci o no? Io credo di no, francamente, però adesso non vorrei... Sì, è questo che è il problema, perché io ho telefonato ai vigili urbani e mi hanno detto che non sanno. Un amico mio che va in bicicletta ha fermato una pattuglia della Volante e gli ha detto di sì, ma... Io vedo qua, qui c'è una cosa che riguarda... Allora, questo è primo aprile e dice... lo sport, no, non, per esempio in questo del primo aprile dice è consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività sportive o motorie all'aperto sempre nella prossimità di casa propria. No, volevo sapere entro i 500 metri. Credo di sì. No. Guardi, da quando è venuto fuori il decreto di Fedriga che si può andare entro i 500 metri, però non c'è scritto niente, perché ho guardato anch'io su internet. Però 7, però sì, poi non vorrei che... no, è tutto... Sì, sono... Guardi, è tutto... non c'è scritto si può andare o non si può andare. Sì, io starei intorno... Ah, no, aspetti. Aspetti, perché delle volte mi viene in aiuto anche l'attività dei miei amici, nel senso che una mia amica è andata in bicicletta nei 500 metri
Quindi anche lì dovrebbe valere l'idea di potersi muovere in bicicletta, però sempre nei 500 metri da casa, insomma, cioè è considerata attività motoria come la corsa, per dire la verità, però sempre in questo osservando questa distanza, insomma. Sì. Il problema è non c'è mai una sicurezza. No? Questo allora, è il la cosa allora, è questa. Prendendo 700 euro di pensione, pago 500, così. Sì, insomma, all'anima della bicicletta a quel punto. Sì. Io le consiglierei di aver pazienza. Ma guardi, anche vedo che tutti però, adesso a parte tutto, tutti i miei amici che vanno in bicicletta, quelli che hanno la possibilità, lo fanno con quelle... con quelle diavolerie, come si chiama, tipo in garage o in poggiolo, cioè con... E quindi desumo che non sia ma possibile. Ma non c'è un numero per informarsi, per dire... Sempre i vigili o i carabinieri. Ok, proverò ancora. Sempre guardi, rimanga in linea, cioè rimanga in linea, nel senso, anche dopo la telefonata, resti magari collegato, prova a chiedere a uno di questi miei amici se, se si può uscire in bicicletta, perché questo è fuori di testa per la bicicletta. E quindi gli chiedo, vediamo se riesce magari a rispondermi entro i nostri orari, insomma, va bene? Sì, va bene, aspetto in linea. Comunque. Sì, sì, grazie, va grazie bene, tante. Grazie. Allora, dunque, sì, perché poi il problema è anche, è appunto anche questo, di sti 500 metri, eccetera, io sto cercando di vedere appunto se per ipotesi c'è un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. A lei, grazie per aver... mi chiamo Caterina, buongiorno. Io sono della zona di Gorizia e ho avuto un grave lutto e ho visto che hanno chiuso tutti i cimiteri con i lucchetti. Mi sembra una roba, anche il vostro sindaco a Trieste, e non posso andare sulla tomba di mio marito che è morto i primi di marzo. Quando apriranno questi cimiteri? Perché lì non c'è assemblamenti, come dice. Se può darmi un'informazione, guardi, grazie, chiudo. Questo è un problema che è venuto fuori, spesso negli ultimi giorni. Io non vorrei sbagliare, mi sembra che il sindaco di Monfalcone abbia proceduto in un determinato modo, cioè solo ed esclusivamente nella una persona, è brutto dirlo, una persona per defunto, sì, sì, ma eccetera. Al funerale di mio marito eravamo solo i stretti, però i funerali è un altro discorso sotto, per... No, volevo dire, siccome la tomba è scoperchiata, è tutto un caos, adesso se viene una pioggia, non andare in cimitero, è un cimitero che sì e no, vedo due persone sì e no. Io credo, guardi, io con la frazione di Gorizia. Quello di Trieste è chiuso proprio è chiuso proprio per evitare assembramenti nel caso dei funerali, eccetera. Non so quello del... Quando apriranno? Non lo so, e posso immaginare che diciamo con le eventuali riaperture, insomma, con questa fase 2 venga preso in considerazione anche questa eventualità. Oggettivamente, io ho visto assembramenti nei cimiteri soltanto in occasione delle feste dei defunti, ecco, negli altri giorni della settimana, francamente non vedo. Però su questo rimane un punto in cui, per esempio, il Comune di Trieste tiene duro, oggettivamente sì. Però non so, francamente... ma mi immagino che molleranno intorno con la fase 2, credo di sì. Grazie, buongiorno. Grazie, molto arrivederci. Gentile. Grazie. Allora, vediamo se c'è qualcosa in ansa.
Allora, che il Presidente Fedriga concordi con un messaggio del mondo di impresa artigianato ammirevole che sostenga che il Friuli Venezia Giulia deve partire subito senza aspettare il 4 maggio è confortante. Il vero tema è come Presidente e Giunta intendono accompagnare e sostenere la ripresa della vita economica. Fino ad oggi abbiamo assistito a molti proclami e rinvii di responsabilità. Noi segnaliamo tre campi di urgente intervento per imprese, famiglie e salute. Lo scrive in una nota il segretario regionale del Partito Democratico, Cristiano Sciaurli. Telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo chiedere una cosa. Siccome in azienda non patisco per bicicletta, da sempre va a lavorare in bicicletta, adesso va a lavorare con la macchina. Non ho capito. Ma se va a lavorare, non va in bici. Non ho capito niente. Può ripetere per cortesia? Allora, mio genero è un patito della bici. Ah, ok. Ecco, quindi da anni va a lavorare in bicicletta. Ok. Ma adesso con queste storie va con la macchina. Ok. Volevo chiedere, siccome va a lavorare e poi torna a casa in bicicletta, può andarci? Non ho capito sta seconda parte. Allora, se lui va a lavorare in bicicletta, poi dal lavoro torna a casa in bicicletta. Ok. Può andarci? Io direi di no, francamente. Perché mi. Guardi, è una cosa che curiosamente io ho parecchi amici che vanno in bicicletta, quindi avrei potuto anche chiedere a loro, ma in questi giorni mi è andato abbastanza fuori di mente, insomma. Non l'ho chiesto. Credo che la bicicletta in questo periodo venga ritenuta un'attività al pari della corsa, cioè un'attività più, come si dice, più ricreativa, anche se non è corretta come cosa, e quindi possa essere praticata soltanto a 500 metri da casa. Vabbè, però, guardi, devo dire la verità, confesso, non ne sono certissimo, ma credo di sì, perché non vedo nessuno in bicicletta in giro, per cui credo sia ancora impossibile. Va bene, okay. Ringrazio tantissimo. Buon pomeriggio. Buongiorno, grazie. Grazie, arrivederci. Allora, andiamo avanti, tra tre minuti noi cederemo la linea a Trieste in diretta. E poi dopo ritorneremo con l'informazione alle 19.30. Allora, Ansam, vedevo prima, c'è solo la cosa di Sciaurli che abbiamo letto. Corriere della Sera, Conte, mascherine e distanza fino al vaccino, nuovo decreto da 50 miliardi. Quindi anche qui nessuna novità per quanto riguarda la prima pagina online del Corriere della Sera. Vediamo la prima pagina online di Repubblica, ma anche in questo caso non vedo, c'è una telefonata che sarà l'ultima per questo pomeriggio. Sentiamo, pronto? Pronto, buonasera. Prego. Ah, chiamo dalla provincia di Udine. Okay. Le voglio chiedere una cosa. Noi siamo italiani o cosa siamo? Che nessuno delle cose che dicono in Italia non c'è mai il Friuli Venezia Giulia. Cosa siamo? Solo per pagare le tasse? Cosa dice lei? Ma sì, insomma, sentivo anche in questi giorni quando si dava la graduatoria. Veramente è una cosa disgustosa, perché non è giusto. Io credo che non siamo non soltanto. So cosa dire? Mi pare di essere. Io so. Credo francamente che non siamo soltanto noi, perché per esempio in questi giorni. No, io voglio solo sfogarmi con voi perché voi date adito a tutti di poter parlare. Ho capito. Anzi, vi ringrazio di tutto quello che fate, però è questa una cosa che non è giusta. Sì, è un po', diciamo, ho notato anch'io, credo ieri mattina, se non mi sbaglio, dove si faceva un po' la classifica, diciamo così, anche se come termine non è certamente l'ideale, però era tutto un qua, là, su, giù, eccetera, e dove adesso diranno anche i dati della nostra regione e non hanno detto niente. Non dicono mai della nostra regione, niente. Quindi non so se ci
tengono come bassi. Sì, non per dire la verità, credo. Non fa niente per queste cose, non si può svegliare un poco e dire anche lui la sua. Mi scusi, ma adesso mi viene da dire quello che non devo dire. Comunque, la ringrazio e mi scusi se sono stata un po'. Ma nessun problema. Sì, corretta, ecco, grazie. Nessun problema. Buonasera. Buon pomeriggio. Poi tanto è anche vero che quando parlano della nostra regione parlano di Friuli, per cui poi si accenderebbero altri dibattiti. Ci fermiamo qui alle 17:30 Trieste in diretta.